E bentrovati con l'appuntamento settimanale di Intenzioni Pericolose. Quella che andremo ad affrontare oggi è un'altra storia inquietante, un altro caso irrisolto, nonostante siano passati quasi 16 anni. Chi ha ucciso Lisa Gabriele? Cosa si nasconde dietro la morte, dietro la scomparsa della giovane 22enne di Rosa in provincia di Cosenza, ritrovata senza vita in un bosco tra i comuni di Montalto e Rende? Lei che viveva con la zia, che si era presa cura di lei dopo il suo ritorno dalla Germania, terra dove i suoi genitori si erano trasferiti per lavoro. Una storia piena di incongruenze e molte ombre, dalla tesi iniziale del suicidio a quella dell'omicidio. E noi siamo andati proprio sul posto dove è stato ritrovato il corpo di Lisa. Iniziamo con questo servizio realizzato da Alessandro. La 22enne Lisa Gabriele era di Rose, un paese di circa 4.000 anime in provincia di Cosenza. Viveva con la zia Angelina, dopo il ritorno dalla Germania dove i suoi genitori erano migrati per lavoro. Proprio a Rose, la giovane Lisa aveva costruito il suo piccolo mondo, fatto di affetti, amicizie e tutto ciò che spesso capita nella vita di una ventenne. Fino a quel tragico 9 gennaio del 2005, quando viene ritrovata morta nei pressi di un vecchio rudere situato in un bosco tra i comuni di Montalto e Rende. Procediamo da Taverna di Montalto per la strada che conduce al luogo dove 16 anni fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di Lisa, una sorta di variante che bypassa i centri di San Benedettullano e Lattarico, in zona Campo di Fieno. Una interpoderale poco trafficata e con salite e discese che si alternano tra punti dissestati, con buche sull'asfalto che il tempo e le intemperie hanno accentuato. Saliamo fin su in montagna, fino al bivio dove c'è l'indicazione di un parco naturale. Imbocchiamo la stradina e procediamo per circa 3-4 km tra brevissimi tratti dritti e diversi tornanti. Di auto se ne vedono pochissime, anche se un tempo, ci dicono, era molto più frequentato, soprattutto in estate, dove si veniva per qualche scampagnata, ma non sicuramente nelle stagioni fredde. E siamo arrivati sul luogo dove il 9 gennaio nel 2005 gli inquirenti trovano il corpo di Lisa a pochi metri l'auto all'interno della quale vengono ritrovati un biglietto d'addio, delle bottiglie di alcolici e degli antidepressivi, una scena del crimine che si scoprirà essere stata artefatta. Dall'iniziale ipotesi di suicidio il quadro diventa più chiaro, specie dopo l'autopsia sulla giovane donna che rivelerà che è stata soffocata e che molto probabilmente portata qui quando già era morta. Anche se sono trascorsi tanti anni dalla morte di Lisa, in paese, a Rose, sono in tanti che ancora la ricordano. E la ricordano come una bella ragazza, a cui non mancavano spasimanti. Una giovane, poco più che ventenne, che doveva avere, ma che non ha avuto, un futuro, perché la sua vita è stata spezzata. Ritrovata qui, abbandonata, in quel freddo giorno d'inverno. Ecco, una giovane vita spezzata in quel freddo giorno d'inverno che ancora vogliono, pretendono non una ma tante risposte alle altrettante domande, alcune delle quali oggi vogliamo porle al nostro ospite in collegamento con noi, all'avvocato criminologa Chiara Penna. Benvenuta e grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a voi. Grazie. Iniziamo subito. Com'è possibile, nonostante indizi importanti, mezze verità e tutte queste incongruenze, ancora ad oggi non, l'assassino di Lisa non ha ancora un volto? Beh, fondamentalmente, anzi, fortunatamente, nel 2019 sono state riaperte le indagini grazie, come sappiamo, ad una lettera anonima che è pervenuta presso un noto giornale della nostra regione, nonché presso i carabinieri e anche presso ovviamente la procura. Quindi già grazie a questo si è potuto in qualche modo riaprire il caso, però evidentemente ancora gli inquirenti non hanno quegli elementi sufficienti per poter concludere l'indagine e quindi per poter formulare quantomeno un'ipotesi accusatoria che possa essere sostenuta in giudizio. Quindi purtroppo non è molto raro che avvenga ciò,
ci sono delle situazioni in cui, nonostante pare che effettivamente ci siano degli elementi in grado di avviare o riavviare delle nuove attività di indagine, quindi scandagliare delle nuove piste investigative, evidentemente purtroppo quegli elementi non sono sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio, perché comunque si tratta di accuse molto molto gravi, quindi accuse di omicidio, probabilmente anche di altri capi di imputazione che hanno visto coinvolte forse più persone, e però proprio per questo, per poter arrivare quantomeno all'individuazione di determinati soggetti, servono degli elementi più forti. Abbiamo evidentemente delle incongruenze, abbiamo certamente un caso di omicidio e non di suicidio, ci sono certamente delle persone, più persone coinvolte, però purtroppo la verità, sostanziale non sempre, arriva a quella che potrà essere definita una verità processuale, quindi evidentemente ci sono delle difficoltà e correttamente gli inquirenti, invece di andare avanti e rischiare una nuova archiviazione, evidentemente cercano di raggiungere degli elementi più concreti per poter sostenere delle accuse di tal gravità. Avvocato, il sopralluogo, sul luogo dove è stato ritrovato il cadavere di Lisa, che poi diventerà, sarebbe poi la scena del crimine secondaria, è stato eseguito il 9 gennaio del 2005, a seguito di una telefonata anonima. Ecco, le chiedo, secondo lei quella telefonata anonima perché non rivela la propria identità? Per paura oppure perché dietro quella cornetta magari si può nascondere l'autore del delitto? Che tipo di ragionamento possiamo fare? Io non credo che dietro quella telefonata anonima ci sia effettivamente l'autore del delitto. È più probabile, come spesso accade, che dietro queste telefonate anonime ci sia qualcuno che o occasionalmente, oppure perché ha partecipato in qualche modo all'evento successivo al delitto e quindi forse in questo caso specifico ad una sorta di alterazione della scena o di depistaggio, abbia mosso, diciamo, da un moto di pentimento, abbia deciso di contattare le autorità quantomeno per far trovare il corpo. È possibile pure che sia stato l'autore del reato perché probabilmente è legato da un rapporto comunque affettivo con la vittima. Quantomeno abbia deciso di far ritrovare il corpo proprio perché si trovava in una zona impervia o comunque purtroppo sottoposta all'azione di agenti atmosferici o peggio ancora di fauna selvatica, abbia eventualmente deciso di informare quantomeno le autorità, ripeto, per far trovare il corpo. Però non credo in questo caso specifico che sia stato l'autore del reato, però ripeto, tutto è possibile. Per mancanza di prove il caso è stato inizialmente archiviato, per poi essere riaperto 1 anno e mezzo fa con la riesumazione del corpo, di Lisa, sul quale sarebbero state rinvenute tracce di DNA. E poi quella lettera anonima di cui parlava anche, l'avvocato, dove parlerebbe del presunto, omicida, di Lisa, che, sarebbe un poliziotto con il quale, avrebbe avuto una relazione sentimentale. Ripercorriamo ora tutto l'iter e i tanti interrogativi che attanagliano questa storia, ritornando sul luogo dove è stato ritrovato il cadavere di Lisa attraverso questo servizio realizzato da Massimiliano. La storia di Lisa Gabriele è un giallo avvolto da tante ombre. Nonostante siano passati 16 anni e il caso è stato riaperto, sono ancora molti gli interrogativi da chiarire. Ad iniziare dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo, in questa zona di montagna di Montaltofugo, in località Manca Gallina. Un omicidio, nonostante gli iniziali depistaggi e la messa in scena del suicidio ordita da chi ha ucciso Lisa, che trova subito conferma in quelle bottiglie di whisky ripulite senza impronte e gli psicofarmaci trovati nell'auto della ragazza parcheggiata proprio qui, non riscontrati nell'esame autoptico. E poi la posizione del corpo senza vita della giovane donna adagiato sul terreno a pochi metri dalla sua Fiat 500 in maniera innaturale e che da subito ha fatto pensare che sia stato portato in questo posto in un secondo momento dal suo assassino.
probabilmente con la complicità di qualcuno. Qui sono state infatti ritrovate altre tracce di pneumatici, oltre a quelli dell'auto di Lisa durante i rilievi eseguiti nel 2005. Un'altra cosa che non torna in questa storia è il furto nella casa della ragazza il giorno stesso del ritrovamento del corpo. Hanno fatto sparire il diario di Lisa e le sue foto, di cui non rimane nulla se non una sola ed unica custodita dalla zia. Poi quella pagina strappata dal diario rubata sul quale Lisa annotava tutto, ritrovata in quella radura utilizzata per picnic. Su quel foglio il suo addio, sottoposto a perizia grafica comparativa, era risultato autentico solo in parte. Qualcuno aveva integrato le frasi scritte dalla ragazza per farlo apparire un suicidio. Ed invece la mano a scrivere su quel foglio sarebbe stata la stessa che avrebbe utilizzato un cuscino per soffocarla. Il caso all'epoca viene archiviato per riaprirsi a distanza di circa 14 anni. Siamo nel 2019 con un fascicolo di inchiesta di cui è titolare il PM Antonio Tridico. Nel mese di novembre di quell'anno la salma di Lisa è stata riesumata per un altro esame autoptico disposto nell'ambito del nuovo filone di indagini coordinate dal procuratore Mario Spagnuolo. Su una mano sarebbero stati trovati dei segni, una ferita, forse riconducibili ad una colluttazione, e sarebbero state scoperte tracce infinitesimali di materiale biologico, oggetto di un accertamento tecnico non ripetibile affidato al genetista Emiliano Giardina, lo stesso del caso di Yara Gambirasio. Gli esami sui campioni del DNA prelevati potrebbero quindi sancire la definitiva svolta delle indagini. E arriviamo, ultimo elemento in ordine di tempo, alla lettera anonima pervenuta, nemmeno un anno e mezzo fa, alla Procura di Cosenza, che porta nuovamente alla ribalta il caso indicando l'assassino della ragazza in un poliziotto con cui aveva una relazione tempestosa e violenta. Fatti, circostanze e nomi raccontati con minuzia di particolari in quella missiva che, se dovessero essere confermati, vedrebbe anche il coinvolgimento di più persone, addirittura di divise infedeli, le stesse di cui all'epoca dei fatti, scrive l'anonimo nella lettera, tentarono di far passare la morte di Lisa come suicidio. Sono tante le domande che aspettano risposte per un delitto che si è consumato in pochissimi secondi, ma che si protrae da tanto, troppo tempo. Ecco, il caso era stato archiviato per mancanza di prove, poi arriva alla procura questa lettera e riaccende un po' tutto. Avvocato, le chiedo, da che cosa può partire l'esigenza da parte di qualcuno di scrivere una lettera a distanza di 16 anni? L'anonimo estensore dice che voleva liberarsi di un peso per quanto accaduto. È credibile? Beh, si potrebbe dar credito a questa teoria e quindi credere in tutto a quello che la lettera comunica, soprattutto se effettivamente ci sono dei riscontri fattuali effettivi. Però potrebbe anche essere che il soggetto che ha scritto questa lettera sia un qualcuno convinto di questa storia, perché poi di questa storia se ne è parlato anche in senso, diciamo così, informale, perché come è stato più volte ribadito il caso era stato appunto archiviato, però nel paese o comunque le voci di corridoio da sempre facevano riferimento ad una storia di questo genere. Quindi può darsi anche che qualcuno convinto effettivamente di questa ricostruzione, per far sì che di nuovo l'attenzione potesse essere posta su questo caso che era stato archiviato, abbia deciso di far questa comunicazione, credendo assolutamente nella veridicità di quello che si sta andando a dire, ma probabilmente senza gli effettivi riscontri che la lettera si propone di evidenziare. Non a caso, purtroppo, ed è un dato di fatto, come dicevamo all'inizio, sono 2 anni che sostanzialmente il caso è stato riaperto e che però ancora pende in fase di indagine. Quindi questo vuol dire che purtroppo non si è trovato un concreto appiglio affinché queste accuse potessero essere portate effettivamente all'attenzione di un giudice dibattimentale, ma neanche di udienza preliminare. E quindi questo è un elemento che non si può non considerare. Quindi, ripeto, potrebbe essere effettivamente sia il moto di pentimento di chi è stato in qualche modo coinvolto in questa vicenda, oppure può darsi sia stato un qualcuno che per far riaprire le indagini, perché per riaprire le indagini, anche se si tratta appunto di un caso di omicidio, ci devono essere degli elementi forti. Le lettere anonime spesso sono uno strumento attraverso il quale si ottiene questo risultato.
Ecco, avvocato, nella lettera anonima si fa anche il nome e il cognome di chi avrebbe assassinato Lisa. E si tratta di un poliziotto. E se fosse confermato? Beh, sarebbe certamente una situazione gravissima per chi è chiaramente accusato, quindi attualmente sottoposto evidentemente all'attenzione dell'autorità giudiziaria, che avesse questa relazione turbolenta con questa persona pare essere riscontrato. Però attenzione, questo non fa di questa persona automaticamente l'autore del delitto. Quindi bisogna stare attenti perché, come dico sempre, c'è la vita delle persone in queste situazioni che viene messa ovviamente a conoscenza dell'opinione pubblica. E attenzione a non immediatamente condannare qualcuno solo perché pende una indagine che, ripeto, in questo caso non si è neanche conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio, qui, o ancor prima senza neanche un avviso conclusione indagini, quindi siamo in una fase assolutamente embrionale e bisogna stare attenti a far delle persone in generale, non soltanto in riferimento a questo caso, dei mostri solo perché Certo. vengono attenzionati dall'autorità giudiziaria, quindi bisogna stare molto attenti, molto cauti e aspettare quantomeno una sentenza di primo grado, perché poi è facile dall'altra parte rovinare la vita di persone che effettivamente non c'entrano niente. Il mondo giudiziario è pieno di errori e di casi che hanno per far luce chiaramente su determinati delitti che hanno la necessità di essere chiariti per le vittime e per le famiglie delle vittime che meritano appunto una risposta. Vengono coinvolte persone che poi alla fine non c'entrano niente e che però poi si trovano Infatti, un'esistenza avvocato, rovinata. nella lettera vengono fatti anche i presunti nomi dei i presunti nomi, i presunti complici del poliziotto. Addirittura si parla di un collega e di un maresciallo dei carabinieri. Esattamente, quindi sono delle accuse gravissime, sono delle accuse infamanti e ritengo che gli inquirenti, che tra l'altro lavorando appunto a Cosenza conosco personalmente, quindi un bravissimo procuratore della Repubblica, stiano attenzionando la situazione e se finora non hanno formulato, comunque ripeto, non hanno concluso l'attività di indagine, non hanno formulato delle accuse formali, evidentemente pur purtroppo ancora degli elementi concreti in tal senso non ci sono, purtroppo. Poi è chiaro, gli inquirenti ne sanno più di noi perché noi abbiamo informazioni che ovviamente vengono in qualche modo fornite indirettamente, quindi non abbiamo la percezione diretta degli atti, quindi bisogna conoscere bene gli atti Certo. per potersi effettivamente esprimere in maniera compiuta. Avvocato, si parla anche, ecco, di questa storia d'amore tempestosa e burrascosa, no? Di un presunto anche amore malato. In questo caso, quale ipotesi si potrebbero delineare? Donna ossessionata o uomo persecutore? Beh, da quello che si evince, potrebbero essere entrambe le cose, perché se i fatti che ci pervengono sono così, sono reali, pare che la ragazza, avesse questa relazione con questa persona, già impegnata, che la relazione fosse in qualche modo, finita e che avesse 4 mesi prima contattato questa persona, fingendo anche di, avere in atto una gravidanza. Quindi certamente una ragazza più giovane, una ragazza magari fragile, poi non mi permetto di intervenire in tal senso non conoscendo ovviamente le persone coinvolte direttamente, quindi potrebbe essere questo mix letale, da un lato una ragazza comunque più giovane, innamorata sicuramente della persona con cui stava, dall'altro una persona che probabilmente ha iniziato questa relazione nel migliore dei modi, che però, essendo appunto impegnato e vedendosi, frantumare la sua, realtà così come era costruita, quindi il suo equilibrio, abbia in qualche modo reagito in maniera appunto scomposta e che i casi capitano quotidianamente purtroppo, ha poi avuto un risvolto tragico, quindi potrebbe essere entrambe le cose, quindi gli amori appunto malati nascono da questi mix letali. Avvocato, secondo lei, potrebbe
configurarsi una premeditazione oppure un evento situazionale, ovvero una situazione un po' scivolata di mano da un epilogo non calcolato? Io da quello che leggo, dall'idea che mi sono fatta, ritengo più questa seconda ipotesi, perché un omicidio premeditato si sarebbe consumato in una maniera diversa e forse con meno errori, soprattutto se le persone effettivamente coinvolte sono le persone che sono state indicate, quindi qualcuno che conosce bene come si svolgono le attività di indagine anche successivamente all'omicidio. Quindi credo che sia stata una situazione sfuggita di mano, e poi ovviamente il momento successivo, quella della alterazione della scena del crimine, sia stata studiata. Quindi abbiamo visto la cancellazione delle impronte digitali, il tentativo di far sì che la scena sembrasse un suicidio con di psicofarmaci. Anche il biglietto artefatto, no? Il biglietto d'addio artefatto. Basta pensare al fatto che se si fosse premeditato la ricostruzione del suicidio, in qualche modo gli psicofarmaci o l'alcol si sarebbe fatto ingerire alla persona, purtroppo, che poi è risultata essere vittima, invece no, quindi è stato fatto successivamente, consapevoli anche del fatto che comunque l'esame autoptico avrebbe rivelato che la persona non avesse precedentemente assunto né sostanze psicotrope né alcun tipo di sostanza alcolica. Quindi avvocato, lei come criminologa anche, no? Dietro queste storie ci sono drammi enormi. Che realtà ci troviamo davanti a noi? Beh, in generale purtroppo i casi in cui le relazioni sentimentali poi sfociano in queste dinamiche tragiche sono frequenti. Sia dal lato femminile vediamo ovviamente un numero elevato di donne che effettivamente vengono uccise dai partner o dagli ex partner, e questo caso dimostra che certamente non è un fatto recente, non c'è questa effettiva escalation attuale rispetto a questi casi. È aumentata correttamente l'attenzione, ma questi casi purtroppo si sono sempre verificati. Sia dal lato maschile, ci sono diversi uomini anche maltrattati in maniera diversa, comunque psicologicamente, da donne ossessionate da queste relazioni. Quindi la realtà in cui ci troviamo probabilmente ricade in questo ambito. Poi gli omicidi o comunque i fatti violenti avvengono nella maggior parte dei casi, purtroppo, nell'ambito affettivo, sono superiori. Avvocato, che cosa scatta secondo lei, no, nella mente di chi compie atti del genere e anche di chi li subisce, la famiglia, no? Che tipo di situazioni si vengono a creare? Beh, come stavo dicendo prima, perché si uccide? Si uccide per diverse ragioni, al di là delle problematiche psichiatriche e al di là degli omicidi che ricadono nell'ambito di killer a pagamento, nell'ambito di attività criminali o di attività situazionali, quindi per esempio il mettersi in salvo rispetto ad un'altra condotta criminosa e quindi in quel caso uccidere qualcuno come conseguenza di un altro delitto. Si uccide per motivazioni affettive, quando si è legati da una relazione affettiva, per diverse ragioni, o per l'incapacità di reagire positivamente ad un abbandono, ad un rifiuto, o per gelosia, o per interessi economici, o comunque per delle ragioni che sembrano apparentemente non così ovviamente importanti. Poi è chiaro, si uccide sempre per motivi futili se la ragione si cerca di trovare in una personalità, per così dire, sana. Qualsiasi motivo per uccidere appare futile rispetto all'importanza della vita umana, però per quel tipo di relazione, per quella dinamica, può scattare un qualche evento che può sembrare banale, ma in realtà è la goccia che... È un'ultima domanda, avvocato. Un'ultima domanda, avvocato. Secondo lei, alla stregua di tutto ciò, ci sono i presupposti per mettere la parola fine a questo caso? Beh, evidentemente no, perché né in un senso né nell'altro, perché allo Stato pare che la Procura non abbia comunque depositato alcuna richiesta di archiviazione, quindi evidentemente non ritiene di dover chiudere nuovamente il caso. Dall'altro però non ci sono elementi sufficienti per poter quantomeno chiudere
l'indagine formulare quell'accusa nei confronti di determinati soggetti che da quel momento in poi hanno tutto il diritto di potersi difendere e poter dire la loro. Quindi ancora siamo in una fase in cui evidentemente non si è giunti a nulla. Da un lato, meglio perché evidentemente non si archivierà di nuovo. Se si dovesse archiviare di nuovo, dovranno essere necessari altri elementi per poter riaprire. Io spero di no, perché ovviamente è chiaro che si tratta di un omicidio ed è chiaro che qualcuno è coinvolto in questa vicenda. Una, due, tre persone, non so, non penso tantissime, altrimenti sarebbe venuto fuori prima. Il fatto quando più persone ci sono, più è probabile che ci sia un anello debole della catena che in qualche modo cede. Beh, Quindi ritengo al massimo un paio di persone siano coinvolte, però qualcuno necessariamente sì. Quindi spero si arrivi presto, quantomeno ad una grazie definizione avvocato, dell'indagine. grazie davvero del suo contributo che ha dato oggi a questo caso. Insomma, ci pare di capire che sono tante ancora le domande, tante le risposte che meritano di essere un po' esaudite per capire chi veramente abbia ucciso Lisa e perché Lisa doveva essere uccisa. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre su Ten, canale 10 del Digitale Terrestre.